cose belle, secondo me, per un appassionato di motori è accendere il motore e sentire un motore che ha un'anima. L'anima è fatta di suono, è fatta di potenza, è fatta di linee. Una macchina che ha l'anima è una macchina che ti entra nell'anima. Tensioncina c'è. Cioè, ho capito alla fine, secondo uno buono, che ho fatto su 30 minuti 25 facendo due curve non sbagliate la traiettoria. È bello fare competizioni con gente che ha la stessa auto e magari è un pilota professionista, quindi vedi che è proprio il distacco che c'è, non è fatto dall'auto ma è fatto proprio dal manico del pilota. Sì, si impara molto, c'è molto da imparare per quanto questo. Da imparare un po' da tutto. Il campionato è veramente bello, è organizzato bene, è veramente accessibile a tutti. Dà l'opportunità al giovane pilota che vuole intraprendere questa carriera di poter iniziare in un campionato fantastico. Un campionato con una 500 Abarth costa quasi come fare una corsa singola con una Ferrari Challenge. Mancano 4 minuti alla partenza, questo è un momentaccio per il fisico, cioè fiato cortissimo. Tant'è che non è che ne avrei tanta voglia neanche di parlare, però pugno nello stomaco, intestino irritabile, irritato, un caldo allucinante dalla testa ai piedi, che fa caldo ma c'è un caldo aggiunto. Poi come per magia non si vede l'ora che arrivi quel momento lì, a un certo punto scatta il semaforo, si parte e tutto passa e comincia il vero divertimento. Ma in questo momento qua dici, ma chi cacchio me l'ha fatto fare? Ovvero piccola ma cattiva, il senso della sportività, lo stesso su una macchina che riceve il mondo dei motori.